chiedo solo alcune cose, la situazione dell'amico del nome di Tassano, come dire, che è stata prima. Quello che ci tengo a dire, soprattutto a voi, delle nuove generazioni, cioè quelli che seguiranno questo paese, credo sia di importanza cruciale per non dire questa cosa. Abbiamo una forte necessità di trasmettere la memoria di quello che è successo circa 80 anni fa, circa 50 anni fa, e anche di molti di noi. Perché la guerra, ragazzi, la guerra è una cosa orrenda. La guerra non guarda in faccia a nessuno. Ci sono solo vittime. Pochissimi vincitori sono quelli che alimentano la guerra. La memoria del passato, delle quattro giornate di Napoli, che io sono parte della segreteria dell'Albi, quindi ho di essere partecipe e porto i saluti personali del presidente Antonio Moretti del Comitato Provinciale di Napoli. Ecco, come sapete, l'Albi, la Regione Nazionale Parco Gian Cariani, ha come suo scopo primario appunto la memoria, che permette a voi quello che è successo nel passato. Di quante vittime innocenti, quanti bambini, mi pare che con l'amico Petroni, in questo suo interessantissimo volume, 221 bambini romani portati in campo di accertamento e matricolati a casa. C'era un bambino che non aveva un nome, ma non c'era stato tempo di dare un nome. Ecco, per dire che cos'è l'orrore della guerra, che cosa è, che prova a voi, ragazzi, attenzione, questo è un discorso veramente molto importante. Come la voi convertire vittime, se non sarete attenti alla memoria, affinché la memoria non sia dimenticata e che sia trasmessa. Ecco, voglio dire, vi dovete la memoria. Se ci pensiamo, ragazzi, la memoria è tutto sommato, è il pane di tutto, è il vostro pane. Quindi, piacere, ragazzi, per il vostro stesso interesse, state molto attenti a trasmettere questa memoria. Ognuno di voi può essere vittima della mancanza di memoria. A voi. La giornata della memoria, il presidente del ricredito che ho visto Napoli, penso che qualcosa sia la giornata della memoria, che personalmente credo che fondamentale e importante il nostro Parlamento che ha aderito e seguito la giornata della memoria. La scuola della memoria non è una cosa che si insegna a scuola, non si insegna non vede ogni giorno vale la pena di ricordare. E approfitto per ringraziare la Biblioteca Nazionale che ci ospita e che ci ha aperto le porte per lanciare questo messaggio, per ricordare ragazzi che ogni volta che entro in questa biblioteca mi emoziono, perché vedete questi che ci circondano. Non sono liberi, no. Questa è la memoria, sono i ricordi di persone che non ci sono più, che sono qui. E noi se siamo qui è perché crediamo in quello che facciamo. Passo la parola al presidente Portogallo Danese e per il ministro. Grazie, buongiorno ragazzi, da quanto piacere ricevervi in questa sala dove io amo studiare. Quello che dicevo poc'anzi, non è la stessa cosa che fa fare una ricerca in biblioteca che fa la cosa di fare. In biblioteca c'è il profumo, quello che diceva la dottoressa, la qua l'amorezza sono il profumo del libro e dell'altro. Su internet il profumo purtroppo non si sente. Troviamo quattro cose scritte, molti usano quelli di Wikipedia che non so fino a che punto può avere un senso, noi qua utilizziamo libri, confronti. E quindi è veramente un lavoro, è una formazione, è una nostra formazione. Io il primo libro è quello di lavorare più con il libro, ragazzi. Vedete il libro, perché la biblioteca è importante. E leggete, non leggete sui telefonini, sui tablet, non è la stessa cosa. Io non può fare senso, ormai un dinosauro, però in metropolitana io quando viaggio c'è il mio libro. Ah, perché mi immagino, guarda, mi sono pazzo, lui deve leggere un libro, no, mi piace leggere un libro. A volte scrivo, faccio anche delle cose, presento dei preparati progetti, eccetera. Quindi quello che dite è questo, ragazzi, la lettura è quella che forma,
e che educano poi alla pace. Questa è la mia. Io sono il presidente di cui conosco da decine di anni, ormai che portiamo avanti i principi dell'UNESCO, sono scienze, cultura e educazione. Abbiamo una federazione, in Italia sono circa 140 i club e operiamo in maniera di volontariato sul territorio, portando avanti tutto ciò che è cultura, cultura della pace, cultura del patrimonio e tutto quanto. E quindi porto anche i saluti della Presidente della Federazione, la dottoressa Maria Paola Zaria, quindi abbiamo una federazione che ci segue e ci collaboriamo insieme, quindi facciamo una serie di iniziative. Per esempio lunedì abbiamo organizzato un concerto con i giovani, con l'orchestra e con la scuola media Pirandello di Napoli, quindi 30 minuti di orchestra che ti ricordo verranno a suonare e a leggere, che è sempre dedicata alla memoria, quella di lui. Voglio ringraziare il direttore della biblioteca che ci ha ospitato, che sono ben lieto veramente di trovare qui stamattina, però voglio ricordare semplicemente due nomi, ragazzi. I due ragazzi della vostra età, no? Gaetano e Arturo. Quindi direi fare un applauso a questi due ragazzi che hanno seguito questa violenza gratuita. Ragazzi, si può scherzare tra di voi. Io ho insegnato una vita e ho sempre, oltre alla mia materia di insegnamento, ho insegnato alla pace, all'educazione, a volersi bene. Si può litigare tranquillamente, ma non arrivare a questi punti di orrore, cose che si stanno verificando oggi. Addirittura per il giornale, sentito che un ragazzo ha dato una coltellata a spregiare un insegnante, una cosa allucinante, ragazzi, questa violenza mostruosa che se ne sono i film. Vedete meno videogiochi e meno film di violenza. Questo è perfetto, ricordo di leggere brevemente il messaggio dell'UNESCO riguardo alla giornata della memoria. Il tema di quest'anno è la memoria dell'Olocausto e l'educazione, la nostra responsabilità condivisa. Come ci ricorda la direttrice generale di UNESCO, Audrey Azoulay, nel suo messaggio, tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere, attori politici, esperti, storici, artisti, quanti operano nel mondo dell'educazione, i cittadini. Possiamo creare consapevolezza contro l'oblio, il rifiuto, il negazionismo, la relativizzazione dei crimini e il ritorno degli stereotipi che alimentano l'odio. Ogni anno, il 27 gennaio, UNESCO rende omaggio alla memoria delle vittime dell'Olocausto e ne afferma il suo impegno irrevocabile nella lotta contro l'antisemitismo e il razzismo e altre forme di intolleranza che possono condurre a una violenza mirata su un gruppo. La data ricorda l'anniversario della liberazione del campo di concentramento di sterminio nazista di Auschwitz di Chemnitz da parte delle truppe sovietiche il 27 gennaio 1945 ed è stata ufficialmente proclamata giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olocausto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema della giornata di quest'anno, la memoria dell'Olocausto e l'educazione, la nostra responsabilità condivisa, sottolinea il dovere permanente di imparare di fare in memoria dell'Olocausto. L'Olocausto nasce profondamente feriti paesi in cui i crimini nazisti sono stati perpetrati, ma ha avuto implicazioni e conseguenze universali in molti altri luoghi del mondo. Gli Stati membri condividono la responsabilità collettiva di porre rimedio ai traumi residui, mantenendo politiche di memoria efficaci, preservando i siti storici e incoraggiando l'insegnamento e la documentazione e la ricerca, 70 anni dopo il genocidio. Questa responsabilità presuppone di insegnare le cause, le conseguenze, la bilancia di questi crimini, per rafforzare la resilienza dei giovani nei confronti dell'ideologia di morte. Mentre i genocidi e atrocità continuano a ricarsi molte regioni, e in vista delle celebrazioni per il 70° anniversario della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio. Questo insegnamento non è mai stato così importante come oggi. Grazie e speriamo che le cose possano migliorare. Il futuro è prossimo, ragazzi, e noi speriamo tanto di voi. Grazie.
buongiorno. Buongiorno, sono Salvatore Paccio, sono il presidente del Liceo Mazzini di Napoli. E da qualche anno vivo un'esperienza un pochettino particolare, perché resomi conto intorno al 2011 che la crisi economica che si era scatenata in Italia stava muovendo molto velocemente, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia e in Napoli, decisi che era arrivato il momento di dare qualcosa di più. Quindi ho pensato di dare una mano in politica e collaboro con l'attuale amministrazione per cercare di risolvere alcuni problemi, anche in una situazione non facile per noi. Perché dico questo? Perché io non voglio fare un saluto, vorrei entrare nel merito di alcune cose, giusto per passo di là, quindi no, per dico alcune cose che secondo me ci possono essere di aiuto nell'avere un tracciato della giornata di oggi. Intanto vi chiedo di distinguere la memoria e il ricordo. Mi ricordo qualche cosa che ci appartiene nel pensiero, che torna più o meno nel suo modalità. La memoria è qualcosa che invece sta sotto i ricordi e ci accompagna per tutta la vita. Una delle più grandi tragedie per un essere umano è perdere la memoria, non serve più che. Perché la memoria, quindi l'insieme di tutti i ricordi, sensazioni, profumi, effetti, sentimenti, esperienze, è la memoria che ci rende quelli che siamo. Quindi a seconda delle cose che noi conserviamo la memoria, noi modifichiamo il nostro modo di essere, di pensare e di agire. Quindi altra cosa è il ricordo. Noi qui non stiamo ricordando l'Olocausto, stiamo cercando di consolidare la nostra memoria solo con le cose. Però vedete, la memoria non è importante per ciò che conserva, la memoria è importante perché ti aiuta a leggere il mondo. Voi non avreste notizie sulle cose se non avreste avuto la vostra esperienza di vita, giusto? Se fosse stato informato di interesse delle cose in un diverso. Quindi la memoria ha senso soltanto se ci induce nel presente ad essere diversi. Possiamo dire che la memoria è un fatto morale, etico, perché modifica le nostre azioni. Sulla base della nostra memoria noi facciamo le nostre scelte. E la memoria quindi ha un senso soltanto se noi vogliamo per esempio. Allora noi siamo abituati, la nostra generazione è abituata, che sostanzialmente ci sono delle cose. Ora vorrei dirvi questo, attualmente sul pianeta Terra non sono appuntato perché sono un numero una matematica politicale. C'è guerra in 47 paesi. Ma quale paese è importante vedere le milizie, perché in alcune zone del pianeta gli stati non hanno più il controllo della situazione, quindi la lotta è tra bande, la lotta è tra interessi diversi, molti di questi interessi sono altamente alimentati, perché ricordo che in assoluto la prima fonte di guadagno oggi nel mondo, più del traffico degli esseri umani, più del traffico delle droghe, è il traffico di armi. Cioè l'industria di armi in assoluto quella che oggi produce più profitti, per cui molte di queste milizie sono in realtà milizie mercenarie che combattono purché si combatte. La guerra purché sia la guerra, perché la guerra produce profitti enormi. Quindi ci sono in Africa 29 paesi coinvolti e ben 220 fazioni che non rispondono a nessuno e si danno ammazzate dalla città. In Asia ci sono 16 paesi in guerra con 169 fazioni di lotta che non rispondono a nessuno. In Europa forse non siamo ben informati, nei giornali ci sono 9 paesi in cui c'è la guerra, Cecenia, alcuni paesi che non ritroviamo neanche sulla carta geografica, quindi l'Iberia, perché in realtà è una zona di confine contesa. E c'è la guerra tra Ucraina e Russia, al confine dell'Azerbaijan ci sono altri tre territori che vogliono le guerre. In Medio Oriente ci sono 7 guerre e ben 248 eserciti che rispondono soltanto a se stessi che si fanno la guerra.
nelle Americhe ce ne sono 6, con 26 eserciti che si occupano. Questa roba qui molto difficilmente arriva in televisione, molto difficilmente arriva su circuiti che voi frequentate, eppure questa guerra si fa con i popoli, si fa con i popoli, si fa con coloro che sono disarmati, si fa con coloro che sono vittime. Per aiutarli in casa loro e evitare che succeda in casa nostra, basterebbe smettere di vedere loro più grandi. Eppure, in 2 anni l'industria bellica italiana, che è la terza al mondo, ha avuto un incremento del 40% delle vendite. Cioè, quando stava operando il bambino in Africa e in Asia, stava operando una bomba costruita a Brescia, e questo è il secondo maggioranza di casa, perché noi siamo specializzati nei sistemi di puntamento, ma siamo specializzati anche sulle armi di discriminazione, cioè per uccidere i civili, ovviamente per come il grappolo, oppure semplicemente le mele lanciano dei giocattoli sul territorio, che sono giocattoli esplosivi che uccidono i bambini. Perché i bambini? Perché servono morti i bambini? Perché bisogna alimentare l'olio. Quindi le fazioni di guerra hanno necessità che l'olio sia molto alto, le industrie di armi hanno necessità che l'olio sia molto presente nel mondo per fare affari, e quindi le vittime sono bambini. Noi oggi siamo qui per commemorare, per approfondire, per studiare. Io spero di avere memoria dell'Olocausto. L'Olocausto è quando, senza alcuna ragione, un popolo decide di distruggere un altro popolo. Non perché ci siano problemi di sopravvivenza, di lotta tra di loro, ma perché c'è una questione di principio. Quel popolo deve morire. Nella storia, la seconda parte è stata molto frequente, ovviamente ci sono degli interessi, però non sono gli interessi economici, cioè non ci credevano, non ci credevano, il problema è un altro. Il problema è che uscendo dalla devastante crisi successiva alla prima guerra mondiale, per consolidare l'economia, ma soprattutto per cimentare la politica e la difesa del paese, c'era bisogno di un nemico da parte, un nemico più a portata di mano per un imperi, che c'aveva anche una storia di costruzione dello Stato, per cui fu un nemico da sterminare per il paese della Germania. Poi gli italiani, chiaramente nel 1938 ci siamo arrivati da soli, senza che ci dicesse per fare la stessa infamità, ma che non ci probabilmente ancora culturali, ancora esclusivamente e pienamente culturali politici. Perché dico questo? Perché attualmente sono in corso nel pianeta tre olocausti di una scala. In Congo sono morte 6 milioni di persone negli ultimi 10 anni, sterminate da una guerra che non ha proprio un senso economico, forse potrebbe essere le radici, ma che continua. In Sudan si è verificata dal 2016 al 2018 la cosiddetta risoluzione finale, cioè la stessa che aveva assolutamente la risoluzione degli ebrei, con milioni di morti all'interno di quella che non parla del corpo di nessuno. E in Siria ci sono adesso in corso un sterminio, un lungo lento sterminio dei curdi. Quindi quando parliamo di Olocausto, quando parliamo di sterminio, noi non stiamo parlando di guerra del passato. Quando parliamo di guerra, noi non parliamo di guerra del passato. Noi non percepiamo la guerra come morte in questo momento, unicamente perché noi siamo da loro di marcia. Per cui è bene non parlare della guerra con un mafioso che non vuole che si parli di quello che fare, perché se se ne parla se lo fai se non mi serve nessuno. Se gli italiani sapessero che aiutarli in casa loro, che non significa vendere armi in maniera massiccia alle fazioni in lotta, forse gli elettori si direbbero, ma veramente il problema è che i migranti vengono. Oppure il problema è perché gli immigrati vengono. E non è di qualche motivo sul perché gli immigrati vengono a ferisce pure alle nostre politiche. Un'altra notizia di cui si parla poco, che andate a cercare su internet, io vi chiedo di consultare i siti dell'ONU, l'una di nostre comunità, la base di seguito è l'agenzia dell'ONU, possibilmente l'inglese, perché non tutto è tradotto. Basta seguire l'agenzia dell'ONU per comprendere
che esiste una coscienza che si osa all'altro mondo, ma questa coscienza non cala su una costruzione, non cala su nulla. Cioè, ciò che gli studi del luce, per esempio, con i seri, non si usano, non arrivano. E qui arrivo a un ultimo aspetto, poi c'è la parola, se no è un po' così come. E poi però quello che dice. C'è una legge nel giornalismo che dice che la notizia non vale per quello che è, ma ci sono due condizioni che la notizia possa essere utile. La prima è che sia una cattiva notizia, la brutta notizia. Perché, e questo mi ha testimoniato praticamente anche un giornalista a me molto vicino, e qui dice, scusa, ma perché non fai il servizio sulla costruzione del turismo? E lui mi ha risposto, che se il problema è sotto è bruciato la notizia, la gente non può esibire, per cui il ritorno non c'è tutto. Noi dobbiamo dare più notizie, perché le cattive notizie suscitano la rabbia, inducono quindi attenzione alla notizia. Ma sapere che un sacerdote sta parlando un bambino non va a una notizia di un sacerdote più vicino di un bambino. La notizia di un sacerdote la prima è una non notizia, la seconda è una. Quindi la prima regola è che le notizie dei libri, quelle che vengono virali, sono notizie che suscitano l'indole umano verso una reazione molto impattante. Se vi vedete la vera libri dei giornali impegnati, si gioca sul malamento. La seconda regola è la distanza. Certo, è l'attenzione alla notizia è inversamente proporzionale alla distanza di cui questa notizia viene. Se c'è un terremoto a 10.000 km da qua, è una notizia minore che se ci sia un sussunto di mondo. E questo è anche comprensibile perché c'è la paura. Però attenzione, la riflessione è quella di fare, è sul concetto di distanza. Allora, ci sono fatti che accadono a meno di 1000 km da Milano, meno di 1000, anzi, di Milano tra una volta una centinaia di km, strade, bambini che sono parlati a decine. Però sappiamo. Succede che a me un pazzo di una pistola spara in una scuola prima pagina. Eppure la distanza in questo caso è 10 volte tanto, 20 volte. Evidentemente da quando esistono le messe di comunicazione invasivi, quindi non arrivato della radio, ma arrivato soprattutto dalla televisione e soprattutto di internet, la distanza è limitata al concetto nella fisica, vorrei che non abbiamo la fisica dello spazio, però è diventato un concetto di carattere, un concetto di tipo comunicativo. Ci sono aree, zone, problemi che noi sentiamo mosse vicine, anche se sono lontani e magari vicini non ci sono pochi. Mentre ci sono problemi molto più grossi, drammi molto più grossi, che sono noi vicini ma ci sembrano distanti, insomma. Allora c'è un problema di informazione. L'indifferenza rispetto alle cose giuste può essere indotta, e noi non sappiamo perché, che ne sappiamo noi, dovrei dire, che il muro che ha costruito Israele non è un muro divisorio, ma è un recinto chiuso da cui è impossibile uscire. Cioè, i territori palestinesi non è che hanno fatto il muro a Gerusalemme, no? Che va da qua e qui c'è qua. Non so da cui il palestinese non si uscire, però sanno che ci si viene che vanno a dovrebbe trovare poter essere libero, poter andare a lavorare, poter migrare, perché la sanità è una notizia che non esiste, però come non sapete, quindi non è molto posto. L'indifferenza indotta è un grave problema di ordine sociale e ecco, la stessa ignoranza che vivono, stando la giornata della popolazione tedesca, la stessa differenza che non si sapeva, perché non si è saputo fino
alla fine che si stesse lavorando. E questa ci assolve questa differenza, che la prima lingua, perché voi avete l'obbligo di formarvi. Non si può chiedere un bicchiere, non si può cascare dal peso, bisogna guardarsi attorno. Perché altrimenti tante, li mette neanche di fermi. Nel terzo campo, la gente che non si preoccupava delle cose di cui era solo vita senza interessati, dicevano che erano di schifo, anche a lucido, perché quelli di fermi che schifavano, davvero, che stavano davanti in fermo, gli abitavano tutti a andare a dare un inferno, tanto che facevano schifo, perché per tante, dice parte non giusti, che non parte non fosse per vivere con brutti, ma per seguire tutto il conoscente, significa è dell'essere umano conoscente. Da ignoranza, a meno che non sia dovuta la schiavitù alla concezione, l'ignoranza è la cosa che ha detto sì, perché poi tutti i sistemi diversi informati. Quindi diciamo che comunque ci sta una indifferenza alle cose brutte che può essere ridotta in una certa misura, però ci sta anche un'indifferenza di una scelta, un'indifferenza di una scelta, nel senso che io so benissimo che c'è un problema. Però la mia vita da questo non deve essere evidenziata. E qui entriamo in un altro discorso, e quindi concludo da questo mio dialogo di intervento dicendo perché queste cose vanno in questo libro. Perché io penso che voi ne abbiate veramente la schedina di vedere filmati sull'Olocausto, di sentire le solite regole, eccetera. Perché questo? Perché la conoscenza non è un fatto cognitivo, cioè non è studiare una regola a scuola, ok, dovremmo arrivare, lo devo capire razionalmente, questa non è conoscenza, questa è addestramento, informazione, anche gli animali hanno la conoscenza di questo tipo. La conoscenza invece è qualcosa che nel tutto modifica me stesso, cioè io conosco una cosa, quella che noi chiamiamo la competenza della dottrina, non è né la verità che risolve i problemi né la conoscenza delle cose, la competenza è quando le mie conoscenze mi hanno trasformato talmente dentro che io agisco in maniera diversa, e questo avviene soltanto se c'è un sentimento, cioè se io aderisco con un sentimento alle cose che sto conoscendo. La differenza tra uno storico e uno scrittore è che lo scrittore non ha la parte, ma ha i sentimenti. E l'importanza di questo libro è che sono sentimenti così basilari, così semplici, così fondamentali, senza i quali effettivamente non è che non esistono, non esistono anche da vivere, perché sono sentimenti talmente radicati nella nostra struttura biologica che non c'è bisogno di spiegare, perché tutti li percepiamo. Raffaello che cosa ha fatto? Ha preso questi sentimenti, ha immaginato di trasferire se stesso nel ventre di una donna e ha immaginato di fronte al Olocausto quali fossero i sentimenti di un bambino. Il giorno del Olocausto, non di amore, di descrizioni, morte, di sangue, di tante case, di salvette, di bottoni che si fanno con le ossa, di fumo nero che esce dai cammini, di cannibalismo, no, non parla di questo, lui parla del sentimento di un bambino che sta per nascere e ha paura, ha desiderio, sentimento. Dopo la lettura di questo libro, l'Olocausto per voi non è più un repertorio di immagini. L'Olocausto è un problema. È un problema perché voi avete visto la sofferenza. Avete in catena non per i morti che sono morti, per quello ci sta il dolore, ci sta l'empatia per chi queste cose qua, in questo momento che sta vivendo, in questo momento ci sono milioni di persone che stanno vivendo l'Olocausto. Per cui scusate mi sono parlato più forse da rete che da persone, nel senso che ho chiamato dovere, eccetera, eccetera. Però probabilmente io credo che i morti nelle camere a gas non sarebbero più contenti che di essere visti, filmati, di essere ricordati da persone in cui passa. Grazie. Ringraziamo il Presidente della città di Roma.
adesso ti racconto una storia in cui c'è un salvatore pace. Ringraziamo anche la presidentessa del letto, suo strumento di pace, che va anni fanno nelle scuole a parlare di pace. Adesso ragazzi, io faccio una cosa terribile, non so se ci riesco, ma vi porto con me in un viaggio in cui voi non sapete con che mezzi partiamo, non sapete dove andiamo, non sapete la destinazione. Ed è una cosa difficile. Io ci provo, perché io sono qui oggi, perché secondo me voi avete il diritto di sapere e io ho il dovere di raccontare. Datemi un secondo. Ragazzi, oggi non è una bella giornata, ma quando siamo venuti qui c'erano temporali, piogge, buffe. Invece qualche giorno fa io sono andato a un appuntamento con un mio amico, Tullio. Siamo una giovane grossa. Io abito in un viotto e appuntamento, non so se conoscete la Reniglia di Pagnoli, dove c'è quel ponte, non so se ci siete mai stati. Ragazzi, è un posto bellissimo. E io mi avviavo all'appuntamento con questo mio amico Giulio. C'era una giornata di sole e una serenità. Io riuscivo a vedere persino le formiche che mi tirano. Era una cosa bellissima. Però stranamente, improvvisamente, senza ragione, io sentivo dei grilli. E sentivo qualcosa che mi sembrava una voce, ma non era una voce, una specie di miagolino, ma forse l'immaginazione. Io mi avvio, prego la mia cumana, scendo la Pagnoli e la giornata è sempre più luminosa e comincio a salire e chiara lontana, alla fine del ponte vedo il mio amico, un marcione grosso, un gigante. Nel camminare, intorno a me, c'è la serenità. Ci sono dei bambini che stanno giocando e mi pare di sentire qualcuno, questa volta forse riesco a capire che cosa dice, o hanno, non riesce a parlare questo dopo, forse mi deve giocando, sarà il sole, non capisco questo miagolio che mi entra dentro. Nel camminare vedo il nonno che parla con un altro nonno. La nonna mi strilla sempre, dice che io mi sono i nipotini. Cosa sono i nipotini? Che cos'è un nonno? Mi pare di sentire. Non so perché sento questa voce. Strada facendo c'è un bambino con una custodia. Mi sembra un violino, la mamma fa. Ti tengo nella pancia e ti faccio sentire la musica. Ma dai, magari più tardi ci trovi qualcosa. Che cos'è un violino? Questa cosa l'ho sentito bene. Che cos'è un violino? Questo interrogarmi mi dà i primi. Strada facendo l'incontro delle scolaresche come voi. Ci sono tutti quanti con i loro capellini rossi e le ragazze hanno messo dei vestiti più belli per fare un po' della mitose con i maschietti. Le maestre sono lì a strillare, a gridare, a fare, ma anche voi delle critiche. E in lontananza io vedo passare una sirena. Non riesco a capire se c'ha la coda verde o la coda azzurra. Forse se immaginando, forse non c'è nemmeno la sirena. Cammino e finalmente raggiungo Tullio. Ciao Tullio, ciao Giulietto. Uno di cui vede la scolaresca, il capellino rosso che vede qui a incontro delle ragazzine, lo chiama Giulietto. Ah, Tullio, mi fa piacere essere salutato perché a volte non mi salutavo. Ciao Giulietto, Tullio mi guarda e fa, vada da chiappare, lo mettiamo in un forno, ce lo cuciniamo, Tullio, ci trova l'incontro. Il ragazzo ci guarda un po' nella mia e ha chiappato come se ci riuscivo. E se ne scappa. Ragazzi, succede l'incredibile. In quel momento tutta la classe ci fa una battaglia di pernacchie. E noi cerchiamo di rispondere, le maestre cercano di calmare finché alla fine
tu che prendi il suo fazzoletto bianco e ci arriviamo, il pip e urrà dei pascolari scappa, partono a volta di se ci sembra di vedere di più la cucinella che stava con loro, ma sono fantastico. Ciao Tullio, ciao, hai visto, è passata una sirena, ma non sono riuscito a capire se arriva la coda azzurra o la coda verde. Senti Tullio, grazie per avermi dato questo appuntamento, ti volevo dire, tu che sei un esponente della comunità letteraria a Napoli e che andiamo nelle scuole a raccontare le cose, tu che sei così calma. No, ti volevo dire, andiamo nelle scuole che dice calma. Che cosa vuoi fare? Voglio raccontare la tua storia. No. Cosa vuoi raccontare? Tullio era un bambino di 5 anni e mezzo nel 1938, dove in Italia un signore di cui non mi ricordo il nome, improvvisamente emana delle leggi che vedono agli ebrei di andare a scuola. All'epoca c'era tanta gente che piangeva perché voleva andare a scuola, perché andare a scuola vuol dire vivere un'infanzia normale, essere a contatto con gli altri ragazzi. Questo signore misteriosamente vieta tutti i bambini ebrei di andare a scuola. Questo signore misteriosamente manda via tutti gli ebrei. Il papa di Tullio scappa e costretto ad andare via. Tullio aveva 5 anni e mezzo, non poteva andare a scuola. Ma c'è un eroe, uno di quelli che non troveremo mai nei libri di storia, che era il, oggi si chiama libero dirigente scolastico, cioè il direttore della scuola. Ed è dispiaciuto, non sa, vorrebbe fare qualcosa, e pensa. Dopo 9 mesi, sempre quel signore che aveva vietato di andare, di ricevere nelle scuole i bambini ebrei, cambia la legge. E diceva, beh, allora facciamo una cosa, facciamo una sola classe di bambini da 6 anni a 15 anni, mettine 10 insieme, apri la classe e fate entrare. Questo direttore era contento di questo, ma aveva un problema. Tutti avevano 5 anni e mezzo, non potevano andare a scuola, perché doveva avere 6 anni. Che cosa fa? Armato solo di questa. E questo, con un'arma terribile, una pinna, falsifica il certificato di nascita di Tullio. E Tullio, da 5 anni e mezzo, diventa un bambino di 6 anni. Si forma la classe di 10-15 anni e lì dentro c'è anche il fratello. E Tullio è contento perché la scuola gli piace, vuole andare a scuola. Però scopre immediatamente che deve entrare un quarto d'ora prima di tutta la scuola. Deve uscire un quarto d'ora dopo, quando sono usciti tutti gli alunni. Non possono andare nel bagno se non ci va tutta la scuola. E l'unica volta in cui il regime proietta il film nel teatrino della scuola, loro devono andare per ultimi e sono sistemati nelle ultime file lontano dagli altri bambini. E Tullio non dimenticherà mai il dito degli altri bambini che inconsapevoli è con gli ebrei. Ma i guai di Tullio non finiscono qui. Successivamente un commissario della Renella che si chiamava Salvatore Pace, che cosa fa? Chiama la mamma di Tullio e dice, signora guardate, io devo fare degli eventi di famiglie ebree, non so a che cosa servono, e devo dare all'Stato e al fascismo.
Il nostro buon commissario sta rischiando, sta disubbidendo in maniera civile, sta comunicando una cosa che non voleva dire. A un altro direbbe, molti di quei preti dicevano che non si scappano da Napoli e Luciana Pacifici, 8 mesi, viene catturata vicino a Lecco, seguirà il destino della famiglia perché non dovrà più da altri. La mamma di lui è disperata, il buon commissario sapeva che un certo aiutante di ragazzo, Paolo, aveva organizzato la prima deportazione dei ebrei a Napoli, ma perché i napoletani sono, ma hanno avuto sempre la denominazione, che voi se ne accorgono se ci vediamo un po' di ebrei. Pensate che questo signore, sempre alto, sensibilissimo, aveva organizzato anche il disco Wagner, era un partito di Wagner, che persona sensibile, guardate, prendere delle persone e fare accompagnare con un disco. Una cosa proprio sbaglierà i conti, si sbaglierà sui napoletani. Che cosa succede, ragazzi? I problemi della famiglia di tutti restano, ma c'è un'altra persona, sempre uno di quelli che non troverete mai nei libri di storia, che è un cattolico, uno di quelli che crede che Gesù confidi. Va dalla mamma di tutti, dice non ti preoccupare, da oggi io vengo qui a dire, mi intesto l'appartamento. Tu cancelli le bollette telefoniche, le bollette di luce, strappiamo la carta d'identità, tu non esisti. E loro non finiscono in quegli eventi. Guardate ragazzi, che all'epoca sempre questo signore italiano, di cui non mi ricordo il nome, dava addirittura un premio a chi denunciava una famiglia ebrea. Un premio tutto regolare, tutto lecito, un premio e magari questi si occupavano pure l'appartamento. Il buon Adolf aveva sbagliato i conti, perché i napoletani insorgono e quelli che insorgono sono gli studenti, i partigiani, gli operai, i professori, il salieri. Non sono i partiti politici, non sono le organizzazioni sindacali, è il popolo che insorge. Ma è vero che Napoli è nato loro per questa insurrezione. I tedeschi vanno via e la famiglia di Giulio si salva. Ma non è di che vi raccontare, non è la mia storia che vi raccontare, ma racconta di loro. Non ne dimenticare nessuno, non è di che vi raccontare, ma di loro, e mi dica la sua musica. Lui ha ragione, io so che cosa mi vuole dire. A Napoli non esisteva il ghetto, a Roma, a Venezia esisteva il ghetto. E il 16 ottobre del 1943 è l'alba. Un centinaio di soldati tedeschi delle SS porta via il ghetto 1016 ebrei romani. Tra di loro 221 bambini destinati alla stessa sorte dei genitori. Il 18 ottobre vengono caricato su un treno privato per essere deportato nel campo di concentramento di Stepinia di Auschwitz. Tra di loro c'era Gregory, appena nato. I genitori non avevano fatto il tempo nemmeno a dargli il nome. Non so se qualcuno di voi ha mai preso il braccio un neonato,
ragazzi quando mi mantenevano di pochi giorni. Ragazzi, una testolina così piccola che entra in una mano, ma se la stringete questa mano, voi uccidete con me. Non c'è niente di più fragile al mondo, non c'è niente di più indifeso. E Tullio ha ragione, e è di loro che vi devo raccontare, di tutti i 220.000 bambini, al di sotto di 10 anni, colpevo, perché è lei. Io sono tornato a casa, forse con la cucina che sentivo dentro, quindi mi chiedeva le cose del mio tempo, con la cucina di questo bambino senza nome. Ma tu hai ragione, non è la sua storia di raccontare, è questa. Devo dire e gridare a tutti i nomi di questi 220 bambini, più uno senza nome. Io abito in un blocco logico di 140-150 metri e c'è una staccionata di territorio. Staccionata trovo quattro fiocchetti, due celesti e due rosa. Vedete, c'è una mia bambina che fa, ma scusami, mamma gatta ha dato alla luce quattro micetti, due maschietti e due femminucci. Qui c'è un blocchetto. Mi scrivi il nome di questi gattini e poi ti chiamo e mi un nome più bello. Ma prima raccontami una storia. Racconta storie, è felice di parlare ai ragazzi, di raccontare. E ricorda loro che la sera prima c'era stata più casca e sempre qui su Bagnoli c'è una piccola insenatura, piccola, con una cosa che è proprio un bocchetto dove i pescatori, non potendo uscire perché minacciava più casca, hanno preso le barche e le hanno portate sotto l'ira. Perché c'era la burrasca, ma non si poteva andare a pescare, ma quella notte quel bambino non ha dormito. Di mattina presto, la mia famiglia di lavorazione scappa, corre, fa delle scale per raggiungere questa terra per vedere quanti soldi ha portato il mare. Arriva lì e vede una spiaggia piena di stelle marine colorate. Ora siamo in una bicicletta, qualcuno dovrà dire la storia. Guarda che sei ignorante perché le stelle marine non sono colorate. Ma guardiamole con gli occhi dei bambini. E che cosa fa questo bambino? Prende i secchi che i pescatori hanno per raccogliere i peschi, i pesci, le barche, e incomincia sudando, bagnando, a prendere le stelle marine, per portarle a mare. Perché sa, se le stelle restano sulla spiaggia, moriranno. E lo fa sudando e è un piccolo miracolo. Le persone che stanno intorno, anche io c'ho un amico che fa pescatore, ma è un basso, che anche lui corre verso la spiaggia, prende le mamme, scusatemi, le mamme, con le buste di plastica, con i vestiti, prendono tutte queste stelle e tutti intorno a questo bambino portano le stelle da lì. Quel giorno, quel bambino, con quel gesto, il direttore della scuola, con quel gesto, il commissario che ha avvisato il bambino di lui, con quel gesto, il cattolico che si intesta alla casa, con quel gesto, quel bambino ha cambiato il loro destino. E se con la storia è qui oggi a narrare di queste cose, e perché vi vuole chiedere di portare nel vostro cuore quel bambino senza nome, di trovargli un posticino nel vostro cuore, di dargli un nome, di dare un nome a tutti i bambini che non hanno nome, che ancora oggi sono privati dell'infanzia. Se uno solo di voi porterà questo racconto nelle vostre famiglie,
se qualcuno di voi porterà nel vostro cuore questo bambino appena nato per un attimo di vita nella tribuna, io vi dirò grazie. Ragazzi, grazie per l'attenzione e vi voglio dire che queste due storie sono due storie belle, intrecciate in un fantaracconto. Ma questo libro ci è costato, guardate ragazzi, non mi piace chiamarmi pittore, preferisco dire molto storie anche perché contrariamente a quello che si dice qua nessuno inventa niente. Il libro è come un disegno, è l'incontro di tanti pensieri. Questo libro ha due parti, la prima che è il racconto che vi ho narrato, la seconda è, come dire, un grido, che è quello che queste cose purtroppo non sono ferme al 1945, ma stanno accadendo ancora oggi. In questo libro però ci sono tutti i 221 nomi dei bambini. E se voi andate a Roma, a Vitto, per terra, trovate delle notelline con i nomi e trovate anche il nome di questo bambino, di Gregory, di intere famiglie che non sono più tornate. Questo libro è fatto di due parti, ma c'è anche una terza parte, che non è materiale, ma è quella che state costruendo voi, perché noi qua abbiamo visto in questo libro anche i vostri suggerimenti. La terza parte è fatta da video, da canzoni, da poesie che ci vengono date continuamente dal nostro. Se noi teniamo vivo questo ricordo, il ricordo non deve essere visto come una cosa preoccupante o paurosa, ma è un regalo meraviglioso. Anche lui può essere conservato sempre con noi. La memoria non è una cosa che si insegna a scuola. La memoria è nel ricordo, è un regalo bellissimo, anche se sono ricordi così dolorosi. Io qui ho un video che hanno fatto dei ragazzi, ma se qualcuno di voi ora vuole fare delle domande, a me sarebbe veramente piacere, poi ragazzi, se volete il video dei vostri colleghi, lo faccio vedere. Ragazzi, vi ricordo un altro libro. Il piccolo principe, il piccolo principe, chi non l'ha letto? Meraviglioso, noi l'abbiamo letto tutti. Il piccolo principe faceva sempre delle domande. E se non gli rispondeva, continuava a fare la domanda perché non aveva la risposta. Nessuno di voi vuole sapere qualcosa di queste storie? Nessuno di voi vuole sapere perché, per come? Nessuno di voi? Vogliamo vedere il video? Che dite? Sempre se vi fa piacere, ragazzi, no? Dura 4 minuti. Proviamo a farlo partire? Proviamo. Il stesso. Thank you.
è stato non solo imbarazzante, ma anche proprio pesante, perché c'era una curiosità, c'era un giornale, ma in questo senso sono usciti, perché sono uscito da Auschwitz e quindi qualcosa di mio. Perché quel numero, io per esempio le ragazze, non so, non è solo effettuato sulla prima, è proprio di noi, ed era nel momento che ha fatto. La possibilità del paradiso, il nuovo mondo, è speranza.
a tutti noi dobbiamo adesso, prima di salutarvi, vi do un saluto, il saluto di turno, perché ragazzi, il turno oggi non è qui perché è in altre scuole, ma è un uomo conosciuto della diocesi così, e che non mancherà se vi parlo magari di passare anche nelle vostre scuole. In questo video noi vediamo quel film, non so se l'avete visto, la madre di Nietzsche. Oh ragazzi, ma hanno bruciato i libri. Sapete che cosa non può mettere in prigione un dittatore? Poi, perché i dittatori bruciano i libri? Perché impediscono alle persone di andare a scuola? Ragazzi, una sola grande cosa insegna la scuola, al di là del teorema di Pitagora. Io sono stato ossessionato col teorema di Pitagora perché io ho un terreno da dividere con l'aria, non ho neanche il prezzemolo del vasetto. Però la scuola mi ha insegnato una cosa che nessun dittatore può mettere in prigione: si chiama il pensiero. E ogni dittatore, guardate, colpisce, distrugge i libri, chiude le scuole, oppure fa delle riforme scolastiche in cui i prezzi di professori sono costretti a mettersi nell'altro dei bambini. Perché forse, se usati male, in computer, in telefonini, la stampa, fanno una manipolazione del cervello, diventa un campo di concentramento nel quale chi chiuda andiamo volontariamente in un campo di concentramento che non ha più spinato, non ha più fondi, ma da poi non riusciamo più a ci buttare in un villaggio virtuale. Ragazzi, io vi lascio, vi saluto con la speranza di avervi fatto conoscere tutto la sua storia, di avervi raccontato di un bambino senza nome, ma soprattutto vi lascio con una frase di uno che saltato, prigione dei professori vi spiegheranno di chi è questa frase. Noi abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Perciò ragazzi, se portate nel cuore questo bambino, se non lo dimenticate mai e non mettete nessuna condizione di peggiorare il vostro pensiero, io sono convinto che con la parola speranza che i vostri amici hanno messo nel video non è una parola astratta, e sono convinto che se ognuno di voi mette la mano di fronte a quel trenino che ha i vagoncini con i segni che i carcerieri mettevano e che entra in un albero, quell'albero della vita che era di fronte alla casa di Anna Frank, denunciata e interdita, se noi tutti mettiamo la mano di fronte a quel trenino, ragazzi, con la storia è convinto che quel trenino lo finiamo. Grazie. Voi che